Buon pomeriggio a tutti dal vostro pazzo Juventino, che vi vuole tanto bene. Parliamo un po' di calciomercato che sta facendo la Juventus e di altre squadre. Per adesso la Juventus è ferma perché è ancora da decidere l'allenatore, c'è da decidere l'allenatore. Non si sa, ormai Sarri è vicinissimo alla Juventus, Sarri è vicinissimo a vestire il bianco e il nero, purtroppo arriverà sicuramente Maurizio Sarri. Speriamo invece che arriverà Pepe Guardiola alla Juventus, ma sono più che sicuro che arriverà Sarri. Con Sarri potrebbe arrivare Pogba, è un altro giocatore forte a rinforzare la squadra. Poi ci sarebbe lo scambio fra Mauro Icardi e Paolo Dybala, e anche questo non mi piace perché Paolo Dybala, in verità lo sappiamo tutti, è molto più forte di Mauro Icardi. Paolo Dybala, se prende lo spunto come qualche stagione fa, potrebbe diventare di nuovo fortissimo, e ciò non farei questo scambio. Icardi lasciamolo dove cavolo è, diciamo nell'Inter, diciamo in quella squadra. Inter intanto si sta prendendo il colpo Lukaku dal Manchester United, un giocatore di, mi sembra, di 26 anni, un buon giocatore, dalla verità. Conte lo vuole e penso che la dirigenza lo accontenterà. Tanto sul caso Pogba si mette anche il Real Madrid, che ha offerto al Manchester 150 milioni di euro. Vediamo, però la Juve insiste che lo vuole ancora a Torino, anche lui stesso vorrebbe ritornare a Torino. Paul Pogba vorrebbe ritornare a Torino. Un altro giocatore che vorrebbe tornare a Torino, ora che se n'è andato Allegri, è Benatia. Però io questo giocatore non me lo rivenderei. No, perché è forte, un difensore molto forte, però me lo perdo per una cosa. Ci sta che ha litigato con Allegri, però non ci sta che non ha voluto giocare e non ha voluto scendere in campo per onorare la maglia. Cioè, questo giocatore non lo riprenderei. Ha mancato di rispetto non solo alla maglia, sotto la maglia, anche ai tifosi. Anche molto attiva il Torino, che vuole prendere Cutrone, un giocatore che potrebbe far migliorare molto il Torino, con Belotti, Cutrone, potrebbe essere un ottimo attacco. Il Lecce e la Sampdoria stanno provando per Ignazio Abate, che si è svincolato dal Milan. Atalanta e Parma vorrebbero acquistare un portiere d'esperienza, un suo portiere che soprattutto noi juventini conosciamo, Gianluigi Buffon. Potrebbe essere, penso, l'Atalanta la sua meta preferita, perché potrebbe giocare ancora in Champions League, ma anche potrebbe chiudere da dove è iniziato col Parma, potrebbe chiudere col Parma, la squadra che l'ha lanciato. Mihajlovic si è accordato con il Bologna, e la Roma come allenatore sta prendendo Fonseca. L'ho sentito poco parlare, ma dicono che è un buon allenatore. Tutto fermo per adesso. La Fiorentina oramai è quasi in vendita, potrebbe arrivare come dirigente Gabriel Batistuta. No, ancora un vero colpo di mercato non si è visto ancora. Tutti, penso, cominciano tra un paio di settimane, cominciano i veri colpi di mercato. Vediamo la Juve, attendiamo la Juve, perché se non viene prima un allenatore, non di certo non può fare il vero mercato la Juve. Quindi dimmi la vostra.